Buongiorno, un buon primo novembre, benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo appunto parlando della festività odierna perché nel primo fine settimana di questo mese, in occasione della festa di Tutti i Santi e della ricorrenza dei defunti, in tanti questa mattina si sono recati nei cimiteri per portare un fiore ai propri cari. A Pescara e Montesilvano le amministrazioni hanno predisposto un servizio rafforzato di polizia municipale per il traffico. A Montesilvano il comune ha messo in campo un servizio per anziani e disabili con l'utilizzo di carrozzine poste all'ingresso del cimitero. Il servizio di Paolo Renzetti. Il primo weekend di novembre è tradizionalmente dedicato anche alla ricorrenza e al ricordo dei defunti. Pescara, con i suoi due cimiteri, Sindaco Masci questa mattina vede impegnati anche tanti agenti della Polizia Municipale per il traffico. Tanta gente si è recata e si sta recando nei due cimiteri cittadini. Sì, noi abbiamo predisposto un servizio di vigilanza urbana rafforzato anche grazie ai vigili stagionali che abbiamo ancora fino al 31 dicembre, quindi il territorio è totalmente presidiato, soprattutto quello vicino ai due cimiteri, perché oggi è una giornata importante per tutti quanti di riflessione sulla vita e sulla morte, ma soprattutto di incontro con i propri cari e quindi sicuramente tanta gente si sta recando come sempre nei nostri cimiteri per fare una preghiera, per ricordare i propri cari. Il comune è presente perché assiste a tutte le incombenze, sia per quanto riguarda i servizi cimiteriali, ma anche per quanto riguarda l'attività esterna, quindi il controllo della viabilità. Avevate portato anche a termine dei lavori negli ultimi mesi per quanto riguarda proprio i due cimiteri? Sì, abbiamo cercato di renderli fruibili perché i cimiteri sono un punto importante di incontro della città e quindi debbono essere perfetti perché la dignità e la civiltà di una società e una città si misurano anche nel rispetto dei propri cari e quindi il comune non può farsi trovare impreparato rispetto a determinate situazioni. Sindaco De Martinis, oggi è il giorno di Tutti i Santi, ma domani ci sarà la ricorrenza per ricordare i defunti. Tanta gente al cimitero di Montesilvano, dove avete predisposto anche uno speciale servizio per i disabili. Sì, ci siamo organizzati al fine di rendere il cimitero intanto il più decoroso possibile in occasione di queste feste, ma anche di rendere agevole la permanenza all'interno del cimitero a chi va a visitare i propri cari defunti, anche alle persone diversamente abili per le quali è stato predisposto un servizio speciale grazie a un gruppo di volontari che sono poi in qualche modo quelli della Croce Rossa, della Misericordia e anche dei carabinieri in congedo, ai quali faccio un grandissimo ringraziamento per il servizio reso alla nostra collettività. Tanti cittadini oggi qui nel cimitero di Montesilvano, qualche piccolo disagio al traffico, inevitabile con una parte di strada chiusa. È evidente che quando si chiude un'arteria importante come questa del cimitero, insomma, si crea un po' di confusione in merito alla viabilità, però devo dire che nonostante tutto e nonostante qualche disagio, poi è abbastanza fluido il traffico e tutto scorre in qualche modo anche se vogliamo regolarmente. Questo non lo dico io, ma me lo stanno dicendo i tanti cittadini che ho incontrato qui al cimitero, i quali ci hanno fatto i complimenti anche appunto per come è stato allestito il tutto in questi giorni speciali. Questo non può che rendermi orgoglioso del lavoro fatto e anche felice perché, ripeto, queste sono decorrenze importanti e come tale è giusto dargli una dignità anche da un punto di vista della funzionalità del servizio. Cambiamo argomento adesso. Prima riunione ieri pomeriggio per il tavolo dello sviluppo. Lo strumento servirà a concertare le scelte di politica economica della regione Abruzzo per fronteggiare la crisi del tessuto produttivo abruzzese. Il servizio. Rappresentanti delle categorie produttive, sindacati e regione hanno dato vita al tavolo dello sviluppo, lo strumento voluto dal governo regionale del quale i sindacati avevano invocato più volte l'istituzione, dovrebbe rappresentare uno spazio di confronto fra le parti sociali e la politica per individuare in modo condiviso le priorità di intervento sul territorio, anche in vista della nuova programmazione dei fondi comunitari 2021-2027. Ieri c'è stata la prima riunione con l'insediamento della cabina di
di regia, a cui hanno partecipato anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore allo sviluppo economico Mauro Febbo. In rappresentanza delle parti sociali invece hanno preso parte Confindustria, Confcommercio e Confesercenti, Confartigianato e CNA, Confagricoltura, Coldiretti e CIA e i sindacati confederali CGL, CISL e UIL assieme all'UGL. In apertura dei lavori l'assessore Febbo ha sottolineato come l'Abruzzo stia attraversando un momento difficile. Infatti la regione in questi ultimi mesi è stata attraversata da tante pesanti vertenze, molte delle quali hanno causato la perdita di centinaia di posti di lavoro trasversalmente in tutti i settori del tessuto economico. C'è poi da affrontare la questione del sostegno alle piccole e medie imprese, che in passato ha rappresentato il cuore del modello di sviluppo economico basato sui distretti industriali. In crisi profonda anche l'artigianato e il commercio, convertenze in quest'ultimo settore che si stanno allargando a macchia d'olio anche nella grande distribuzione. Il confronto nel tavolo di sviluppo, sottolinea Regione Abruzzo, dovrà fornire risposte a partire dal bilancio preventivo che, promette il governatore Marsilio, arriverà sul tavolo già nella prossima riunione. Il Partito Democratico attacca la proposta dell'assessore leghista imprudente di riformare i consorzi di bonifica. Secondo le opposizioni in regione, la riforma punterebbe ad espropriare i consorzi agli agricoltori. Vediamo. La regione tira dritto sulla riforma del consorzio di bonifica, l'ente che cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati sul territorio di competenza. La riforma, proposta dall'assessore regionale all'agricoltura, Emanuele Imprudente, punta a ridurre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, alla gestione associata dei consorzi e alla separazione tra l'organo di indirizzo e quello di gestione del consorzio di bonifica. Critiche le opposizioni, secondo cui la riforma incrementerebbe i costi di gestione, aumenterebbe le poltrone, complicherebbe la burocrazia e lederebbe all'indipendenza degli agricoltori. Ma è emerso anche in questa occasione che, per quanto riguarda quest'ente così importante per il settore primario, per gli imprenditori agricoli, per le istituzioni in generale, la volontà della Giunta Lente è quella di presentare una finta riforma che in realtà vuole semplicemente espropriare agli agricoltori i consorsi, commissariando gli agricoltori. I consorzi stessi. Voglio soltanto ricordare infine che la Regione non mette soldi sui consorzi, ma in questo caso, pur mettendoceli appunto il mondo dell'agricoltura e in particolar modo gli agricoltori e gli imprenditori agricoli, se ne appropria facendo un commissariamento forzato. Dopo 8 mesi la Giunta Lenta si occupa ancora di poltrone e nomine. Cronaca adesso, andiamo a Montesilvano, è andata a fuoco l'ingresso del pub Utopia proprio a Montesilvano che gli esercenti avevano allestito per la notte di Halloween. L'intervento dei vigili del fuoco però ha evitato che la situazione degenerasse, estinguendo le fiamme prima che queste potessero coinvolgere i locali del pub. Giuseppe Dintino. E la fine delle utopie, o meglio la fine dell'ingresso scenografico del pub Utopia. Le fiamme si sono sollevate questa mattina intorno alle ore 9, mandando in fumo il gazebo allestito dall'attività commerciale di Montesilvano in occasione della notte di Halloween. Lo spiazzo davanti all'esercizio di solito è adibito a parcheggio auto o durante la stagione estiva a dehors del locale. In occasione del ponte di Ognissanti però gli esercenti avevano allestito un ingresso spaventoso in tema con la notte delle streghe. Ed è proprio la struttura adibita per la festa che questa mattina ha preso fuoco per motivi ancora da accertare. Sul posto, oltre ai cittadini curiosi, sono accorsi i carabinieri e la polizia municipale di Montesilvano, che hanno gestito il traffico mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme prima che queste raggiungessero i fabbricati circostanti. Nessun danno a persone o cose, ad eccezione ovviamente della scenografia di Halloween, che questa mattina ha assunto un aspetto ancora più terrificante e grottesco. Ancora cronaca, un uomo di 44 anni originario del Venezuela ma è residente ad Ortona, è rimasto ferito all'alba in un incidente stradale accaduto a Pescara in via Colle di Mezzo nei pressi del cimitero di Pescara Colli. Secondo una prima ricostruzione l'uomo che era alla guida probabilmente a causa dell'asfalto viscido ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un albero. Soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco.
Cambiamo argomento adesso, ancora una volta ci occupiamo della questione della sede tua di Chieti. Il sindaco Umberto Di Primio promette che il distretto rimarrà nel comune teatino, ma pare che i lavori di accorpamento con la sede di Pescara siano già iniziati. Vediamo. Continua la bagarre sulla sede tua di Chieti. Qualche giorno fa il sindaco Umberto Di Primio aveva dichiarato che il distretto rimarrà a Chieti, annunciando anche di avere il benestare del presidente del Trasporto Unico Gianfranco Giuliante. Parole che però sembrerebbero smentite dai fatti. Pare che i lavori di accorpamento dei distretti di Chieti e Pescara siano già stati avviati. Mi risulta, ed è facilmente constatabile, che l'iniziativa e le attività di smobilizzo del distretto verso Pescara sono in fase non avanzata, ma addirittura avanzatissima. E quindi desta meraviglia il fatto che da una parte si procede a sprombattuto alla smobilitazione del distretto verso Pescara e dall'altra parte l'avvocato Bucci dichiari pubblicamente che la tua è alla ricerca di un sito su Chieti. Si mettono d'accordo. Il sindaco però è sicuro, il distretto tua rimarrà a Chieti, non importa se nella sede di un privato o in quella del demanio pubblico. Ma non è il dove che mi interessa, l'importante per me come sindaco della città è quello di conservare nella nostra città la sede di tua. Tua è giusto che rimanga nella nostra città dove è da sempre, dove c'era anche la sede legale per vero di tua. Adesso abbiamo bisogno di individuare un'area, c'è già un deposito, io non devo fare il tifo per alcuno, ma devo difendere la mia città, il mio territorio, gli interessi della mia città, il PIL che viene prodotto nel mio comune. E quindi ho chiesto a tua e ho avuto da tua assicurazioni che quella sede che fino ad oggi è qui, il distretto che oggi è qui, verrà conservato nella nostra città. Esistono aree del demanio che potrebbero essere atte a questo scopo? Io questo non glielo so dire. Tutto iniziò quando Giuliante annunciò che nella sede teatina vi fosse dell'amianto non messo in sicurezza, ma le prove del pericolo per la salute dei dipendenti finora non sono mai state fornite. Il presidente Giuliante, nel momento in cui a luglio giustifica la sua decisione affermando che in quel distretto c'è il pericolo dell'amianto, lo fa in base ad una relazione che sa non esistere, che non ha mai visto, che non ha mai letto, e dunque significa che il presidente Giuliante ha mentito, sapendo di mentire, a tutto il popolo abruzzese. Il 14 settembre del 2021, se non ci saranno decisioni contrarie, il tribunale di Lanciano chiuderà, così come altri piccoli tribunali come quello di Vasto e di Avezzano. Il sindaco di Lanciano e presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, ha scritto una lettera al sottosegretario abruzzese Gianluca Castaldi per cercare di scongiurare la chiusura del presidio frentano. Scongiurare la soppressione del Tribunale di Lanciano ottenendo almeno la proroga fino al 2024. L'incontro dei 41 sindaci con la Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Foro Frentano Silvana Vassalli si concretizza nella lettera inviata dal Sindaco Mario Pupillo al Sottosegretario abruzzese Gianluca Castaldi. La richiesta è quella di convocare al più presto un incontro a Roma con i parlamentari eletti in Abruzzo e i sindaci dei tribunali abruzzesi soppressi. Il Tribunale di Lanciano ha i mesi contati, il 14 settembre 2021 è dietro l'angolo. Bisogna decidere alla svelta sulle azioni da intraprendere con urgenza in ordine alla revisione della riforma della geografia giudiziaria che di fatto lascerebbe l'Abruzzo meridionale senza presidi di giustizia. Incontrerò i parlamentari insieme ai sindaci delle città interessate, andremo a Roma, essendo difficile un po' portarli sul territorio, soprattutto in questa fase, e poi metteremo in campo tutte le nostre risorse insieme agli ordini degli avvocati, commercialisti, i portatori di interesse, che ovviamente vedono nel Tribunale un elemento fondamentale di questo territorio. Ricordiamo che il Tribunale di Lanciano ha 150 e oltre anni di attività e corte d'assise, è uno dei primi tribunali in Abruzzo, e quindi questo significa che esiste una storia, esiste una capacità di questo territorio di fare giustizia. Appello bipartisan alla politica, condiviso dalla minoranza in Consiglio Comunale. Ed insieme bisogna fare pressione, ognuno per la propria parte politica, ma tutti insieme, come ho sempre detto, senza alcuna maglietta, ma spogliandoci e facendo gol verso la stessa porta, difendere l'esistenza del Tribunale di Lanciano, perché
la situazione di questo territorio onestamente va un po' degenerando. Anche la Regione Abruzzo farà la sua parte, assicura l'assessore Nicola Campitelli, che alla proroga preferisce la sospensiva della legge Severino che sopprime i tribunali minori. Chi fa politica non può accontentarsi che un tribunale venga chiuso esclusivamente perché c'è un segno meno davanti anziché il più. Dobbiamo renderci conto che il tribunale è un presidio non solo di giustizia, ma soprattutto un presidio di sicurezza. Da assessore della Regione Abruzzo ovviamente mi impegnerò e mi sto impegnando con il partito, con tutto il Consiglio regionale di maggioranza affinché questi presidi rimangano sul nostro territorio. Nuovo incontro tra rettori italiani ed africani a Teramo, a 4 mesi dalla firma della Carta di Teramo. Si tratta di un protocollo d'intesa a favore dei giovani per una collaborazione tra università e territori. L'intera iniziativa è stata curata e organizzata dalla Diocesi di Teramo Atri. Vediamo il servizio di Italia Bonnici Castelli. A poco più di 4 mesi dalla sottoscrizione della Carta di Teramo durante il secondo forum internazionale del Gran Sasso, che ha posto le basi per nuovi modelli di cooperazione con l'Africa e le sue università, la Diocesi di Teramo Atri, l'Università di Teramo e i centri di ricerca abruzzesi si sono incontrati di nuovo per discutere prospettive e sviluppi del documento. La carta, firmata lo scorso 22 giugno alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, si tratta di un protocollo a favore dei giovani che getta le basi per una nuova collaborazione tra le università e i territori. Non solo l'Africa ha bisogno dell'Europa, ma anche l'Europa e l'Italia hanno bisogno dell'Africa. È un processo che vuole favorire le collaborazioni tra le eccellenze del territorio e le università africane nei settori su cui il territorio può offrire un valore aggiunto. Parliamo del settore veterinario, del settore zootecnico, quello dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, dell'agroindustria, di tanti altri settori di ricerca scientifica su cui la Regione è all'avanguardia. L'Università di Teramo che apporto dà alla veterinaria africana? Intanto la missione dell'Università in generale è quella della didattica, è quella di fare ricerca, è quella della terza missione. Terza missione è quella di fornire dei servizi sul territorio e quando intendiamo territorio non è soltanto il territorio italiano, il territorio europeo, ma anche il territorio del mondo, quindi anche praticamente il territorio africano, per cui ben si colloca l'obiettivo dell'università e quindi della facoltà di medicina veterinaria con i paesi africani. Che eccellenza rappresenta l'Università di Teramo in questo settore? Io direi che attraverso le valutazioni che abbiamo avuto con i risultati delle valutazioni che sono state straordinarie, io direi che dalla prevenzione alla sanità animale, alla gestione degli allevamenti, cioè argomenti che ben si collocano nel panorama dei paesi africani, assolutamente possiamo dare un apporto, secondo me, interessante. Torniamo a Lanciano adesso, dove domani riaprirà il mercato coperto dopo i lavori di messa in sicurezza effettuati dal comune a seguito dello sfratto del gestore. Vediamo. Sarà un giorno di festa per i contadini che potranno tornare a vendere frutta e verdura nel luogo abituale. Il mercato coperto di Lanciano riapre sabato 2 novembre, appena 3 settimane dopo la chiusura per lavori. Ne dà notizia l'amministrazione comunale, che è rientrata in possesso dell'immobile dopo aver sfrattato l'ultimo gestore. Eseguiti i lavori di messa in sicurezza, costati decine di migliaia di euro alle casse comunali, la struttura di Piazza Garibaldi riaprirà con spazi ridotti, circa 400 metri quadrati, dove troveranno posto 36 ortolani con banchi da 1 metro per 2. Per accedere al mercato si potrà utilizzare soltanto l'ingresso laterale nell'ala est. L'allestimento ha carattere provvisorio di 6 mesi.
Per la riapertura della struttura, il Comune ha effettuato lavori di compartimentazione, messa a norma e pulizia. In attesa della pubblicazione del bando per la gestione dell'immobile, il mercato sarà aperto tutti i mercoledì e i sabato, festivi esclusi, dalle 6 alle 14. Se la festività dovesse cadere di mercoledì o sabato, il mercato resterà aperto il giorno precedente. Il servizio di apertura e chiusura e di pulizia è stato affidato alla cooperativa AIDA. E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo ovviamente con la Serie B e con il Pescara, perché domani alle 15 allo stadio Adriatico Cornacchia i biancazzurri riceveranno la visita del Pisa. Direzione di gara affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno. Rispetto al match perso martedì sera contro la Juve Stabia saranno due le novità: il rientro di Ledian Memmouchai al posto di Ingelsson in mediana e la sostituzione dello squalificato Ciofani. Zappa in vantaggio su Vitturini, recuperato sempre in mediana Palmiero dal problema al ginocchio. Assente invece Ugo Campagnaro. Ascoltiamo il tecnico biancazzurro Luciano Zauri in conferenza stampa. Pisa è una squadra che vola il suo entusiasmo, una squadra neopromossa che ha delle qualità importanti, una squadra solida comunque sia, ha dei giocatori davanti che si danno da fare, non mollano mai, insomma una squadra che sta facendo bene quello che deve fare, quindi una squadra molto, molto temibile, ma insomma, spero di trovare la mia squadra più che guardare gli altri, perché se io ho la squadra che gira in un certo modo, noi ce la giochiamo bene alla grande. Sì, dalle immagini in casa soprattutto hanno un'idea di andare molto, molto in avanti, però comunque già i tre giocatori offensivi che hanno, attaccante, i due attaccanti col trequartista, fanno sì che in zona palla arrivino sempre abbastanza aggressivi. Quindi è una caratteristica che hanno, quindi probabilmente la vedremo anche domani. Ma passi indietro, aspetta, a Benevento è evidente, ovvio, però passi indietro no, perché al di là della sconfitta, che non è un dettaglio, però la squadra secondo me ci ha provato, ha creato, ha subito una situazione evitabile sicuramente, però la squadra ha creato gioco per quanto poteva farne, è tutto migliorabile. Purtroppo la sconfitta fa male, brucia, perché con poco potevamo portare a casa anche un pareggio secondo me. Beh, ti ripeto, il discorso di episodi di prima, tu in casa pareggi con lo Spezia, hai fatto 2-2 e trovi una continuità che adesso non c'è, no? Tu prendi i rigori di Borrelli, che è clamoroso, a Castellammare, e fai 2-2. È chiaro che noi oggi abbiamo perso due partite e stiamo zitti, ma sono due dati oggettivi: il gol era buono, il rigore c'era, quindi chiaro che bisogna fare il gol. Però chiaramente non è solo quello, quindi chiaramente alla base c'è l'atteggiamento che deve essere migliore di quello proposto, perché puoi anche perdere o prendere gol, ma il primo gol preso contro Juve Stabia, insomma la squadra ci vuole un po' più di carattere, un po' più di atteggiamento, questa voglia di non voler prendere gol. Cioè, la differenza nel calcio non la fanno i sistemi di gioco, lo fa l'atteggiamento, la squadra ce l'ha sempre o quasi avuto, però in alcune situazioni dove non lo mette per motivi anche, non so, anche imponderabili, prende gol. Quindi prendendo gol nelle situazioni dove tu non sei messo bene per mille motivi, è chiaro, fa sì che dopo si inneschino tutte le situazioni che hai detto anche tu, che sono dati oggettivi, cioè due sconfitte sia con lo Spezia che l'altro giorno a Castellammare. E in casa nerazzurra per il tecnico del Pisa Luca D'Angelo non sarà una gara come tutte le altre. Pescarese di Porta Nuova, infatti, D'Angelo torna in riva all'Adriatico forte della sua vittoria sulla Salernitana e col dubbio modulo da sciogliere. Lo ascoltiamo. Con 13 punti il Pisa appaia in classifica il Pescara. L'aggancio si è materializzato martedì sera quando i toscani hanno superato la Salernitana mentre il Delfino cadeva in casa della Juve Stabia. 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Questo il bilancio della matricola nerazzurra, che è partita forte con 7 punti nelle prime 3 partite per poi andare in astinenza da vittorie per 6 giornate fino all'ultimo turno infrasettimanale, dove peraltro ha perso la leadership della classifica dei Bomber Michele Marconi, che con 7 reti all'attivo sarà lo spauracchio per il Pescara nella partita di domani, gara che sarà speciale per il tecnico Luca D'Angelo, pescarese doc di Porta Nuova. Partita per lui emozionante, ma con grande voglia di vincerla. Pescara è una buona squadra, la dimostrazione sono i risultati che ha ottenuto con il Benevento, perché non si vince 4-0 con il Benevento casualmente, e così come a mio avviso sono quasi tutte le squadre, o meglio senza quasi, come tutte le squadre di questo torneo. Torno, sì, a casa, mia madre abita a 1 chilometro dallo stadio,
io. È un'enorme soddisfazione per me poter essere arrivato a giocare in quello stadio anche se da avversario, perché da bambino seguivo spesso le sorti della squadra nella mia città, e perciò avrò tanti amici che verranno a vedere, tanti familiari. È ovvio che non sarà la partita normale, ma anche quando l'ho affrontata da giocatore, il Pescara, poi ho sempre battagliato come è giusto che sia, e anzi ci terrei particolarmente a vincere, non per prendermi nessun tipo di rivincita, ma perché vincere una partita fuori casa in questo torneo è fondamentale. D'Angelo si porta dietro il dubbio del sistema di gioco, conferma del 4-3-1-2 con cui ha battuto la Salernitana o ritorno al 3-5-2. Sembra scontato il rientro tra i titolari di Gyökeres, con De Vitis in panchina in caso di difesa a 4 o arretrato in difesa in caso di reparto a 5. Spera in una conferma l'ex aquilano Ingrosso, mentre ci sarà l'abruzzese ex lanciano Verna. In avanti Fabbro e Masucci si contendono una maglia al fianco di Marconi, assenti Varnier e Birindelli. E andiamo adesso in Serie C, ovviamente in casa del Teramo, perché dopo l'infortunio di Luca Di Matteo è Alberto Tentardini l'unico esterno sinistro di ruolo in casa biancorossa. L'esterno ex Monza parla anche dell'equilibrio che c'è nel girone C, soprattutto in relazione alle squadre medio-piccole, capaci però di dar fastidio alle big del raggruppamento. Lo ascoltiamo. Quando ho ricevuto la richiesta del Teramo, sapevo che comunque venivo qua avendo un giocatore nel mio ruolo, che è un signor giocatore che ha giocato anche in Serie A. Sapevo benissimo che mi sarei dovuto conquistare il posto, e io c'è sempre stato una competizione sana anche con Luca, ci ho legato moltissimo, e come a me, a tutti noi dispiace quello che gli è successo, e adesso cercherò sicuramente di non far pesare la sua assenza. Come abbiamo potuto vedere, ogni partita, indipendentemente da chi si affronta, ha la sua storia, perché come ha detto prima Francesco, abbiamo visto Rieti, che sembrava una squadra che dovesse far fatica, ha fatto 9 punti come in 3 partite, e secondo me in questo campionato a maggior ragione le ultime possono dare molto fastidio, anche perché la mettono sul piano agonistico ed è sempre dura. Soprattutto noi siamo, diciamo, più avvantaggiati in casa, perché comunque conoscendo il campo e così siamo più avvantaggiati per la nostra fisionomia di squadra. Io penso di essere più un quinto che un terzino, quindi diciamo che preferisco, sono uno a cui piace spingersi un po' in avanti, poi sta anche in base alla tipologia di partita, alla tipologia del modulo che il mister vuole utilizzare, anche perché le ultime 3 partite sostanzialmente ha preferito spingere un po' di più dalla parte sinistra, e quindi io mi sono trovato molto bene. Più che punto di svolta, io, come avevo detto anche in intervista con la Viterbese, non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni adesso, è solo che giustamente con tutte le persone nuove che sono arrivate, oltre ai giocatori anche lo staff, in qualunque ambito, è sempre difficile confrontarsi contro squadre già magari consolidate, quindi è una cosa che non c'è, spiegare è abbastanza difficile, perché comunque adesso siamo arrivati a un punto dove basta guardarsi e ognuno conosce il proprio compagno che ha di fianco e fa, diciamo, lavorano tutti allo stesso modo. Prima era un po' più difficile, perché non è facile mettere insieme 20 teste che non si conoscevano, quindi magari ognuno conosceva un po' meno le caratteristiche del proprio compagno. Diciamo, la base per una squadra la dà sempre l'allenatore, il direttore sportivo, comprando i giocatori, presidente. Esatto, secondo me è meglio avere un presidente che faccia il presidente e si occupi appunto però il campo secondo me è meglio lasciarlo all'allenatore, anche perché poi giustamente sarà il presidente che sceglie il direttore sportivo che sceglie l'allenatore. Quindi secondo me ognuno deve fare quello che... Esatto. Cioè meglio Iachini che Berlusconi, insomma. Vabbè. Non ho detto questo. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito
www.tv6.it. Prossima edizione del nostro TG alle ore 19. Per il momento a me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona giornata e un buon primo novembre.